La cucina quotidiana, salve. Sono appena tornato dal porto, ho preso giù dei pescetti per fare un fritto. Ho preso dei ghiozzi, detti guattoli, dei totani, sperando che siano teneri, preferivo i calamari, ma non c'erano. Delle zanchette, buonissime a far fritte. Poi ho preso delle mazzancolle e dei piccoli gamberi rosa, detti pregadio. Adesso viene il problema principale dei pesci fritti, bisogna pulirli. E quindi adesso ci mettiamo giù pian pianino e li puliamo tutti. Comincio dalle zanchette, che sono le più facili. Togliamo le pinne ai lati, la testa, cercando di portare via tutto il loro intestino mentre le puliamo e le mettiamo a lavare. Zanchette facili, facili. Finite le zanchette, tocca ai ghiozzi, detti guattoli, e già sono un pochino più complicati perché hanno le pinne dappertutto, in un sacco di lati. Va bene, facile anche questa, anche sopra. Poi tagliamo la testa e tagliamo la pancia e li mettiamo a lavare. Dopo li sciacqueremo per bene, per bene. I ghiozzi, quando li sciacquiamo, bisogna cercare di togliere anche il più possibile le squame che rimangono più buoni. Comunque il ghiozzo è buono di per sé. Da fare fritto è uno dei pesci più buoni che ci siano. Piccoli ma buonissimi. Sono passato alla pulizia dei gamberi. Questi piccoli, questi gamberi rosa, detti pregadio, tolgo solo la testa. Il carapace lo lascio perché quando è fritto è mangiabilissimo. Così. La testa la tolgo perché sennò trovo le antenne dappertutto, si staccano quando friggi e le trovi dappertutto, quindi le togliamo, anche qualche zampetta, quelli più grossi. E poi puliamo le mazzancolle. Siccome queste sono per figlio numero uno, che le mangia sbucciate tutto, senza carapace, e quindi glielo devo togliere. Se no, non le mangia. Io non le mangio perché le mazzancolle è il crostaceo che mi piace meno di tutti. Però lo faremo contento. Pesce freschissimo e quindi non è proprio facile togliere il carapace. Pian pianino ci riusciremo. Quando è fresco non si stacca. Quando si stacca non è fresco. Ho sgusciato le mazzancolle, le incido per cercare di togliere l'intestino anche qui e lo tiriamo fuori. Bisogna farlo, è meglio. E adesso il lavoro peggiore. Puliamo questi totanetti. Stacchiamo la testa. Li apro, togliamo l'interno, c'è sempre quasi sempre qualche pesce che stavano digerendo, e li mettiamo in acqua e poi sciacqueremo per bene. Tra l'altro i totani, vi dicevo, non sono neanche particolarmente teneri, cioè, questi sono teneri, sono piccolissimi, sono teneri, però i calamari sono più buoni, molto più buoni. Puliamo e laviamo e stacchiamo. Lavoraccio, un lavoraccio. Però si fa. E adesso, sempre più difficile, puliamo anche le teste del totano, perché bisogna togliere gli occhi e il becco. Però i tentacoli sono buoni da mangiare, il becco che è qui dentro. Bisogna, se
Non ve lo fate sfuggire, bisogna schiacciare e viene fuori anche il becco. E mettiamo a sciacquare anche questi. E ci mettiamo un sacco di pazienza. Ed eccoli qui, i nostri pesci. Ben lavati, ben sciacquati, mettiamo a scolare. Lascio fuori una mezz'oretta, un pochino si asciugano e poi li metto in frigo. E stasera, fritto dell'Adriatico. Fritturina dell'Adriatico. Tirato fuori. Ho cominciato a tirare fuori i pescetti e adesso cerco di tamponarli il più possibile per asciugarli meglio che posso, perché più sono asciutti, meglio vengono. Soprattutto i calamari o i totani, come in questo caso, se non sono veramente asciutti, poi scoppiano. In genere scoppiano lo stesso, però almeno provarci a asciugare un pochino i pesci. Bene, mettiamo a scaldare l'olio. Intanto preparo un piatto con la farina. Ci metto anche un pochino di farina di riso, che aiuta a far diventare il tutto più croccante. E andiamo a vedere l'olio. L'olio è quasi pronto. Cominciamo a infarinare i nostri pesci. Pian pianino, un pochino per volta. Togliamo la farina in eccesso. Per togliere la farina mi aiuto con uno scolapasta dai fori larghi, battutina. E cominciamo a friggere. Pochi per volta, se no l'olio si raffredda troppo. E intanto che cuociono prepariamo altri pesci. Ho già tolto le mastancolle perché gli gamberi si cuociono subitissimo. E mettiamo giù qualcos'altro. Via anche le zanchette. Lasciamo asciugare, abbasso un attimo il gas e vado a preparare il resto. Giù i totani. Bisogna infarinarli un pochino per volta perché sennò si impattano tantissimo. Il sale alle zanchette e le mettiamo con gli altri pesci sulla carta da cucina ad asciugare ancora meglio. Pronti anche i totani. Vedete, a differenza del calamaro, diventano rossicci, anche perché la loro pelle è difficile da togliere. I tentacoli sono i più pericolosi, perché un pochino di acqua dentro ci rimane sempre e scoppiettano. Vedete anche i tentacoli come diventano rossi, ma sono buoni. Fuori anche i gamberi. Assaggiamo i gamberi salati, belli croccanti. C'è anche la carapace. Urca. E sono buoni. Bene, pronto anche questo pesce, questa spadellata. Tiriamo fuori tutto, scoliamo e portiamo via il prima possibile questa padella che comincia a essere piuttosto pesante come odore. E adesso condiamo i nostri contorni. Un po' di cavolfiore e un'insalatina per figlio, bene, sale, olio e
Il limone per il cavolo, sale, olio e aceto per l'insalata. Eccolo qui, il nostro fritto dell'Adriatico. Totani, gamberi rosa, gyozo, mazzancolle e zanchettine. Buon appetito!